Oggi parliamo dell'essere trader, quali sono le caratteristiche positive, diciamo, che ha l'essere un trader e le criticità che ha questo tipo di mestiere. Allora, la prima cosa, partirei dagli aspetti positivi, diciamo, la prima cosa che viene in mente quando si parla di trading e del trader è ovviamente la libertà economica e di tempo che ha il trader. È ovvio che un trader, e la prima cosa più importante è quella che organizzandosi in maniera completamente autonoma il proprio lavoro, e qui sto parlando di un trader che fa questo come me o altri che fanno questo, quindi non un trader che è all'inizio del suo percorso e quindi sta diventando un trader, ma un trader a tutti gli effetti, la prima cosa molto molto direi la cosa più bella che ha è proprio il tempo, cioè la libertà del tempo, l'organizzazione del proprio tempo. Diciamo che in linea di massima possiamo dire che l'imprenditore in generale tende ad avere, diciamo, riuscire a organizzarsi il tempo in maniera diversa, magari da un dipendente che ha degli orari che deve rispettare. Diciamo che in linea di massima l'imprenditore può riuscire ad avere una gestione del tempo diversa, però è anche vero che io conosco tantissimi imprenditori che lavorano molto bravissimi, che però quindi non hanno una gestione del tempo, diciamo, smart, e quindi invece il trading, se lo si fa ovviamente in maniera di un certo tipo, può avere questa ottima variabile che è appunto la gestione del tempo. E come sapete, il tempo rispetto ai soldi non torna, quindi una volta che il tempo passa è irrecuperabile. I soldi invece possono essere recuperabili. Quindi la prima cosa che mi viene da dire come aspetto positivo di chi fa trading di professione è la gestione completamente autonoma e quindi la libertà del tempo. E poi la libertà economica. È ovvio che un trader ha una libertà economica. Al di là del con quanto fa trading, un trader che sa fare il proprio mestiere sa che dal mercato riuscirà a ottenere i soldi e quindi riesce a gestire appunto ogni mese, ogni periodo, le sue entrate, le sue uscite, ovviamente tramite il proprio lavoro, quindi il trading sui mercati. Io ovviamente faccio il forex, ma in generale sto parlando comunque come trading. Altra cosa che è qualcosa che io noto da chi fa trading di professione è che nel percorso c'è un certo miglioramento personale, cioè chi fa trading tende ad avere un certo tipo di carattere che è cambiato nel tempo, che è migliorato. Quindi uno degli aspetti che io noto su di me, ma anche che ho conosciuto nel trading, è un miglioramento del proprio io a livello personale, e questo ovviamente fa sì che anche nella vita si è delle persone migliori e quindi si riesca a gestire altre situazioni, non del trading principalmente, in maniera migliore. Una cosa poi che si ha quando si diventa trader è il capire meglio le dinamiche economiche. Io per esempio faccio il forex e quindi seppur non utilizzo dinamiche fondamentali, e quindi le notizie o i dati di un paese, di tassi di interesse per fare trading, sicuramente il capire anche come sono posizionati i tassi di cambio delle valute, si riesce a capire anche se un'economia sta vivendo di un paese, sta vivendo un periodo più fiorente o meno. E quindi si riesce a capire delle dinamiche che chi non è dentro al mercato magari non ha fatto sue e quindi magari non conosce, no? Un certo tipo di cose. Invece chi è trader tendenzialmente conosce questo tipo di dinamiche. Altra cosa è che si è i capi di se stessi, che riprende un pochino l'aspetto, diciamo, iniziale della libertà, e che non c'è usura fisica. Quindi diciamo che il trading lo può fare chiunque, lo posso fare fino a quando campo, perché anche lo stress emotivo, una volta che si impara a fare trading, è minimo, quindi in linea di massima si può andare avanti veramente in maniera totale nel trading. Un'altra cosa è che una volta che si raggiunge un certo tipo di risultato nel trading,
Una cosa che può fare un trader è per esempio aiutare gli altri, che non significa per forza fare beneficenza o chissà che cosa, però magari, chissà, aiutare magari un amico piuttosto che una famiglia amica o aiutare le persone, aiutare una società sportiva, aiutare un certo tipo di cosa che magari abbiamo a cuore. Perché magari riusciamo ad avere una certa libertà economica e quindi chi più chi meno riesce ad avere un supporto, a fare, dare un supporto magari a un certo tipo di situazione, cosa che il trader può fare perché appunto ha questa libertà economica. E direi ultima cosa è che possono riuscirci tutti. È vero che non ci riusciamo tutti adesso. Vedremo anche negli aspetti, diciamo, un po' più critici dell'attività di trading, però possono riuscirci tutti, cioè non è necessario avere chissà che cosa, sia che come da un punto di vista economico, inizialmente almeno, sia da un punto di vista di studi, nel senso che ci può riuscire sia colui che non ha fatto studi universitari, chissà di che tipo, e anche chi magari ha fatto questi tipi di studi. Quindi il trader, diciamo, lo può fare chiunque. Ovvio che lo può fare chiunque, ma ci vuole ovviamente studio riguardante il metodo, il mercato, sacrificio, determinazione, tantissime altre cose che si possono sviluppare, ma di base, proprio se partiamo tutti uguali, quindi di base ci possono riuscire tutti. Adesso veniamo alle criticità, diciamo che io così ne ho trovate due di criticità che poi magari diventano anche cose un pochino più dove si può anche andare a approfondire, ma le criticità più importanti sono due. La prima sono che i più falliscono. Nel senso che i più non riescono a portare a termine il percorso da trader e mollano, tendono a perdere soldi e mollano, tendono a cambiare costantemente metodo e alla fine hanno perso soldi e abbandonano. Quindi diciamo che il tasso di fallimento del trading è molto alto, si parla almeno di un 80%, poi periodo più, periodo meno, ma è circa un 80%, quindi su 100 persone che provano a fare questa cosa, tendenzialmente 80 tendono a perdere soldi. Quindi questa è una percentuale che dobbiamo fare nostra, e anzi, nella criticità possiamo prendere il punto positivo, ovvero sapendo questo dobbiamo ancora più essere attenti, studiosi, formarci e capire che non è un gioco, ma è un business a tutti gli effetti e che solo in pochi ci riescono poi a portare a termine e quindi riuscire a fare questo mestiere nel tempo, costantemente. E l'altra criticità, diciamo, e questa fa parte, diciamo, dell'attività imprenditoriale in generale, è che non si hanno ricavi fissi. Questo è anche un punto, probabilmente, che poi fa, come dire, abbandonare il più delle persone. E questo infatti, diciamo che anche nell'attività imprenditoriale non c'è un tasso di continuazione dell'attività imprenditoriale alto. Quindi diciamo che l'abbandono è spesso un qualcosa che fa parte del percorso. Quindi in linea di massima direi che il fatto che non si hanno dei ricavi fissi mese dopo mese, ma che ogni mese bisogna guadagnarseli, questa cosa diciamo che per molti è una criticità. Per me, io l'ho messa come criticità, in realtà è un valore molto positivo perché mi permette di migliorarmi ogni mese e cercare quindi di migliorare i miei guadagni ogni mese, però diciamo che l'ho messa nella parte criticità perché noto che per molti è un aspetto negativo e anzi molti approcciano a questo mestiere con l'idea, ma quanto fai al mese? Non lo so, cioè quanto ho fatto, ma ogni mese ha le sue dinamiche, quindi non possiamo pensare di avvicinarci a questo mestiere come ci avviciniamo a un mestiere dipendente dove sappiamo che a fine mese il titolare ci paga lo stipendio o l'azienda ci paga lo stipendio. No. Il trading è un lavorare di mese in mese cercando di lavorare al meglio e di far sì che ogni mese si riesca a realizzare una plusvalenza che ci permetta di avere appunto fatto un guadagno e di essere costanti nella nostra profittabilità. Questo
Questo è quello che sono un po' le caratteristiche positive e negative del trading. Come avete visto, le positive sono veramente molto, molto interessanti. Le negative, diciamo, le ho messe come criticità, ma in realtà poi io le vedo come in realtà un qualcosa di positivo. Però posso capire che per i più sono dei punti a volte difficili da sormontare. Ecco, direi che per oggi è tutto. Io spero che anche questo video vi faccia riflettere. Prendete questi video e poi rifletteteci su. Vi chiedo di lasciare un bel like, magari di lasciare un commento, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanellina così, da avere ogni volta gli aggiornamenti dei video e delle live che facciamo sul canale. Io a questo punto vi saluto, vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!